Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi prepariamo un piatto tipico della cucina Tex-Mex, però in versione vegana, il chili con seitan. Gli ingredienti per il chili con seitan sono 4 o 5 pomodori pelati, 200 g circa di seitan, peperoncino, coriandolo, cumino, uno spicchio d'aglio, una cipolla, 300 g circa di peperoni verdi, in questo caso usiamo quelli piccoli, detti friggitelli, olio extravergine d'oliva, sale quanto basta e 150 g di fagioli rossi secchi. I fagioli secchi ovviamente non possono essere utilizzati così come sono, ma devono essere messi a bagno per almeno 8 ore, in acqua abbondante. Sono trascorse le 8 ore. Quindi facciamo cuocere i fagioli in abbondante acqua per almeno un'ora, un'ora e 20 minuti, sempre che non usiamo invece una pentola a pressione. E poi li saliamo a fine cottura. I fagioli sono cotti, questo è il risultato. Ora possiamo procedere con la preparazione del seitan e delle verdure. Iniziamo con tagliare finemente la cipolla. Privo ogni peperone della testa. Lo taglio a metà, tolgo i semi e gli eventuali filamenti interni. Dopo averli privati dei semi e averli lavati, taglio i peperoni finemente. Preparo i pelati adesso, tagliandoli a dadini. Ora trito finemente lo spicchio d'aglio. Taglio il seitan a dadini e poi lo passo con un mixer fino ad avere una consistenza di macinato. Questo è il risultato che ho ottenuto. Naturalmente la cosa dipende dai gusti. Io utilizzo questa versione macinata del seitan, però è possibile anche usare il seitan nella nostra ricetta a dadini. Faccio scaldare l'olio extravergine d'oliva in un tegame antiaderente. E appena l'olio, come vedete, è caldo, aggiungo la cipolla. Appena la cipolla inizia ad appassire, aggiungo i peperoni. Li faccio andare per qualche minuto con la cipolla a fuoco medio. Procedo ora con l'aggiunta del seitan, che faccio saltare assieme ai peperoni e cipolla per qualche minuto. A questo punto aggiungo i fagioli che avevo fatto lessare precedentemente. Infine unisco i pomodori, l'aglio e le spezie. Prima di procedere con la cottura, devo salare tutti gli ingredienti. Unisco mezzo bicchiere di acqua bollente e lascio cuocere a fuoco dolce a tegame coperto per un'ora. Il nostro piatto è pronto, chili con seitan, lo abbiamo guarnito con dei dischi di polenta alla piastra, ma può essere servito anche in altre maniere, ad esempio con del riso al vapore. Questo è un piatto 100% vegan, quindi senza derivati animali e senza crudeltà. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla nostra prossima videoricetta. Ciao!